Nell'impasse della diplomazia la Russia lavora sodo per creare in Crimea una situazione irreversibile e lo sta facendo rapidamente. Oggi il Parlamento regionale ha votato la piena indipendenza dall'Ucraina, tanto per spianare la strada al referendum del 16 marzo che chiederà ai cittadini se vogliono unirsi alla Russia. Il risultato è dato talmente per scontato che la Duma ha deciso di mettersi al lavoro per semplificare le procedure di annessione. Proprio dalla Russia oggi si è rifatto vivo l'ex leader ucraino Yanukovych. Sono sempre io il presidente, ha rivendicato, e come tale sono ancora in comando delle forze armate. Anche da un punto di vista militare, infatti, Putin ha il pieno controllo. Le forze russe di fatto monitorano le frontiere. Ieri hanno dato l'ennesima prova di forza occupando l'aeroporto di Simferopoli, nel quale oggi decollano ed atterrano solo aerei diretti e provenienti da Mosca. Il porto di Sebastopoli è stato minato alla sua imboccatura e le navi di Kiev, dalle quali sono state ammainate le bandiere giallo-blu, sono di fatto nel pieno controllo degli indipendentisti e quindi di Mosca. La diplomazia russa lavora in maniera efficace per lasciare scorrere il tempo e fare in modo che la situazione sul terreno si consolidi. Lo si capisce anche dall'ennesimo colloquio telefonico di John Kerry con Sergei Lavrov, nel quale il ministro degli esteri russo ha sottolineato che i cittadini della Crimea hanno il pieno diritto all'autodeterminazione ed ha citato un precedente sfavorevole alla Russia, ma che giuridicamente non fa una piega: la separazione del Montenegro dalla Serbia. L'Occidente al momento non trova una voce univoca e procede in ordine sparso. La Polonia, il paese che più si sente minacciato da Mosca, ha già varato le sue sanzioni unilaterali. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna sono pronti a seguirla. Domani a Washington il neo premier Yatsenyuk si farà vedere con Barack Obama per suggellare il forte appoggio americano al governo e dalla nuova Ucraina, che guarda verso l'Occidente. La Germania invece, che ormai parla per il resto dell'Europa, continua a prendere tempo avvertendo che se la posizione russa non cambierà entro il weekend, quindi al referendum già avvenuto, il Consiglio europeo del prossimo lunedì varerà delle sanzioni sull'entità delle quali ancora non ci sono certezze. L'Europa, come sempre, lavora più rapidamente sul piano economico rispetto a quello politico. Bruxelles sta stringendo i tempi per dare il via all'unione doganale, aprendo le frontiere all'export ucraino, ed è pronta a stanziare 1 miliardo di euro, facendo bene i conti: 1 miliardo dell'Unione Europea, 3 miliardi la Banca Mondiale, 1 miliardo di dollari gli Stati Uniti. Kiev al momento sul piano finanziario può tirare un sospiro di sollievo.